un ideale romanzo visivo per raccontare la complessità del mondo in cui viviamo. Così il progetto Il mio cuore è vuoto come uno specchio di Gianmaria Tosatti, promosso da The Blank Contemporary Art con il sostegno dell'Italian Council. Credo che il lavoro dell'artista sia principalmente fare dei ritratti della realtà, dei ritratti dell'anima della realtà, e quindi fondamentalmente quello che sto facendo in questi anni è fare un pellegrinaggio attraverso l'Europa, una idea allargata di Europa, almeno un'idea di Europa culturale, per poter ritrarre la sua essenza, la sua realtà. Il prologo è avvenuto 3 anni fa a Catania, dove con un'installazione in un palazzo storico Gianmaria Tosatti si era concentrato sulle incognite della civilizzazione. Nella seconda tappa, Riga in Lettonia, i locali di un'industria tessile dismessa, riallestiti come case del proletariato, miravano a raccontare con suggestioni la scomparsa del corpo sociale. Cape Town, lontana dall'Europa ma altamente simbolica, serviva a raccontare il sentimento opaco di chi sa di aver vissuto dalla parte sbagliata della storia. Il paesaggio rarefatto di Odessa in Ucraina, quarta tappa, è stato invece il teatro postumano per raccontare il senso di estinzione della civiltà. Odessa è stato un lavoro sul destino dell'umanità e quindi sulla fine dell'umanità. Da un certo punto di vista è stato molto forte accorgersi che mentre la stavamo per iniziare, siamo stati fermati al lockdown e una settimana dopo abbiamo visto quelle stesse immagini che ci stavamo preparando a costruire nell'opera, quindi questa idea di un mondo senza uomini, vuoto, ma con ancora le luci accese, l'abbiamo rivisto nei telegiornali con le nostre città vuote, con i lampioni accesi, ma senza esseri umani in giro. Ultima tappa del pellegrinaggio, Istanbul. Il piccolo quartiere curdo di Tarlabash è paradigmatico. Qui le vecchie case vengono distrutte per far posto a condomini di lusso, dove però nessuno abiterà per colpa della crisi economica. Una città vitale che viene soppiantata da una città fantasma. Qui Gianmaria ha passato alcuni mesi per captare lo spirito del luogo, prima di ripartire per altre tappe. Il prossimo episodio sarà a Ivangorod e Narva, una città dell'ex Unione Sovietica che è stata tagliata in due dalla frontiera tra attuale Federazione Russa ed Estonia, e dopo ci sarà Gerusalemme, che è uno dei passaggi più complessi secondo me dell'intero progetto. Poi faremo ancora Parigi, Torino, insomma abbiamo programmato più o meno fino al 2025.